Eccoci qua. Oggi tocca al mio amico Massimo Bevi l'acqua. Come stai, Massimo? Buongiorno. No, aspetta, anzi, poi dobbiamo dire. Abbiamo fatto questa cosa. C'è il distanziamento, c'hai ragione. Allora, con Massimo Bevi l'acqua, cioè un oltre che un rapporto d'amicizia, di stima, come dico con tutti i miei ospiti, ma con lui è nato un particolare progetto un po' di tempo fa, insieme anche al nostro amico Emiliano Tumigliero, che col quale ultimamente ho avuto qualche problema, ma poi chiarirò perché siamo amici da talmente tanto tempo che non. Però insomma, ecco, è nata questa idea di fare. Allora, facciamo un piccolo cappello. Massimo Bevi l'acqua è l'ennesimo mio ospite amico che viene da Napoli, vive a Roma anche lui, come quasi tutti gli altri. Un'invasione. Eh? È un'invasione. Quasi come quasi tutti gli altri amici napoletani, ma è un napoletano un po' particolare. Adesso vi spiego, pure mi riferivo al famoso progetto che avevamo insieme. Perché Massimo è un musicista blues. A proposito, vi faccio subito una domanda, è provocatoria. Che c'entra il blues con Napoli? C'entra perché sono due sud del mondo e quindi sono unite da stati d'animo, da sofferenze, da calore, da ospitalità e anche da tanti problemi. È un mondo che ha tantissimi punti. Quindi possiamo dire che Napoli è blues. Moltissimo. E quindi che cosa è successo? Abbiamo unito, voi sapete, chi mi conosce, che la canzone romana, io chiedo sempre scusa ai puristi, la canto un po' a modo mio, la trasformo, quindi tra le varie trasformazioni c'è stata anche quella un po' di trasformarla in blues, in pezzi un po' blues. Pensate che abbiamo dissacratamente fatto, vi faccio sentire un pezzettino di una canzone della tradizione che è Fiori Trasseverini, che noi abbiamo fatto in questa maniera qua. Siamo romani, trasteverini, siamo signori senza quadrini, nel cuore nostro è una capanna, cuore sincero che non ti inganna, si sta in bolletta noi ti aiutiamo, però da amici non ce passiamo. Noi siamo mangiatori di spaghetti, delle trasteverine e le gallette. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be the number, when the saints go marching in. Saremmo andati ancora avanti, però conoscete questo appuntamento Scapicchio Tour by Car, dove abbiamo i tempi un po' limitati. Io vorrei dire tante cose insieme al mio amico Massimo. Tu sei qui, insomma, da Roma da tanto tempo. Sono a Roma l'anno prossimo sono 20 anni. 20 anni. Sì. Però insomma, lui poi, fra l'altro, la tradizione napoletana, le canzoni le conosce tutti, però è stata una sua scelta di, appunto, di dedicarsi un po' più al blues. Senti, tu c'hai un'altra cosa che a me mi affascina. Ogni tanto accendo Facebook e te trovo in America, nel Mississippi, California. Insomma, tu sei uno che giri il mondo pure. Allora, sì, nel senso che comunque questo tipo di musica, per te che fai cantautorato romano, nascere nel posto dove la tua musica è un privilegio. Perché comunque giochi in casa, certo, cantando le canzoni di questa città in questa città. Io devo fare anche qualche però, chilometro in più. Permettimi, tu capisci che chi canta Fiori Trasteverini in una certa maniera, sentirla fatta così, a qualcuno gli si accappona la pelle, ma noi non ci frega niente. Però hanno avuto un'idea, sti ragazzi, che però magari... Scusami, ti ho interrotto. No, nel senso che tu sei comunque, come dire, hai l'opportunità di fare le cose che fanno parte della tua tradizione nella città, certo, da dove questa tradizione è nata. Io devo fare qualche chilometro in più per andare sì, da sempre io avevo voluto, già da piccolo ormai, andare nei posti da dove questa musica veniva, perché ero sicuro, come poi è stato, che alla fine leggi libri, vedi film, vedi concerti, ti documenti su tante cose, ma poi andare fisicamente lì
e capire, guardare con i tuoi occhi, vedere gli altri che suonano, suonare con i musicisti americani era È completamente, immaginavo fosse stato completamente completamente diverso. Infatti 15 anni fa, per scherzo, io sono andato un paio di settimane a Natale, così per fare un giro da turista, e adesso diciamo che un paio di mesi l'anno sto fisso lì, prima da solo, adesso con una cantante che si chiama Gloria Turrini, facciamo un giro diciamo del Midwest, quindi facciamo Tennessee, Mississippi, Arkansas e poi abbiamo la certo. parte Philadelphia e quant'altro. Senti, dopo ti chiederò una cosa, però intanto voglio dire anche che io, quando tra gli ospiti, tra i miei ospiti ci sono attori, musicisti, cantanti, e quindi quando ci sono i musicisti ne approfitto un po' più, anche un po' per parlare un po' più di me. Allora, in questo progetto, siccome voi sapete che sono anche un cantautore, scrivo canzoni, con Massimo abbiamo anche, messo. Gli ho fatto mettere le mani su delle mie canzoni, che avevano una certa parvenza, partivano blues, però poi con la tua conoscenza musicale l'ho potuto un po' più sfruttare, sfruttando la tua bravura, nel senso che spesso me le canto da solo, però quando poi mi capita di avere anche un musicista blues come Massimo vicino mi diventa un po' più facile. Allora voglio accennare a due canzoni mie storiche nascono un po' dal blues. Una è Forse me so creso, e insomma volevo farvi sentire un po' come le E facevamo poi, con. facendo l'esempio di un pasticcere, alla fine tu hai fatto la torta, ma io ci ho messo la ciliegina. Ma è importante, Insomma, anche la ciliegina è sì, ma senza importante. torta non si va da nessuna parte, fidati. Mentre camminavo per la strada, solo per affari miei, l'ho incontrato e so cascato. Come su una buccia di banana, è durata una nottata, ma vestito e sono svenuto. Era una biondina con la faccia d'assassina, si è svegliata la mattina e mi ha lassato. Ma io che mi so creso d'essere immune, andiamo fuori dal comune, invece devo abituare, vado direttamente al ritornello. Che con una donna perdi sempre, si te butta dritta al cuore. E quando te ne accorgi è tardi e fai la parte del fregnone. E se ci provi a stai appresso rischi di parlare da solo. Che quando sei fermo in un passo per mangiartelo quel pollo le te manna il boccone per traverso. Vai con l'armonica, vai fammi sentire l'armonica. Cioè, noi giochiamo così. Sì. Senti, mi dici qualcosa che ti è successo di strano girando per il mondo? Un aneddoto Ma curioso. girando per il mondo, intanto si incontrano tantissime persone molto belle. Noi siamo abituati a vedere in televisione, essenzialmente i media ci portano sempre notizie tendenzialmente cattive, leggiamo di violenze, armi, droghe, leggiamo adesso al di là della pandemia, voglio dire. Però in realtà il mondo, probabilmente vissuto da viaggiatore, è molto più bello e popolato di belle persone di quanto dai giornali o dalla televisione non possa apparire. Aneddoti, ma ce ne avrei tantissimi. Uno in particolare ti potrei raccontare il primo concerto in America che. Il primo inaspettato concerto, perché poi tu quando suoni magari passa qualcuno, ti dice se sei libero stasera, dici sì, sono libero, sono le 4, ci vieni a suonare da me. E In io America succede un po'. succede, e andai in questo club, si chiama Club 2000, adesso ha un altro nome, a Clarksville, Mississippi, e mi resi conto che era un club per soli neri. E io ero l'unico bianco, e appena entrai con la chitarra mi sentii tipo
200 occhi addosso di questo ma che vuole. Io non ci avevo capito niente perché era stata una cosa di 2 secondi. Sono guardato attorno per dire va bene, allora io provo a fare la musica di casa vostra a casa vostra, perché poi sai, il punto è tu vai là a fare le loro cose a certo, casa loro. E quindi questo, ti dico la verità, è un banco di prova non indifferente, perché l'americano è senza filtri, certo, come i bambini, come i cani. L'americano, se gli piaci, sì, è super. Poi evidente. Permettimi di dire, insomma, io ho un fratello che vive in America da tanti anni, che spesso noi ci dimentichiamo che l'America è un continente, quindi a volte quando parliamo dell'America non ci rendiamo conto che quello dello stato di New York e quello dello stato del Texas, cioè, hanno in comune soltanto la bandiera e la lingua, ma sono proprio due popoli come lo svedese e l'italiano. È un insieme di cose, di persone. Senti, diverse. Però mi ha fatto venire in mente una cosa che poi avevo pensato di accennare, sempre delle mie canzoni che noi. Cioè in quel momento eri un po' come una zanzara lì, anche se però diciamo lo spirito della canzone La Zanzara, io dico sempre che La Zanzara è una canzone che io ho dedicato a tutti i rompicoglioni, quindi in quel caso non eri un rompicoglioni, era uno che comunque si aggirava nella loro stanza, insomma, cercavo come una zanzara. Di pungere qualcuno in buona fede. Senti, io come dico spesso con quasi tutti i musicisti, mi capita anche con gli attori, ma con i musicisti veramente potremmo andare avanti per tanto tempo, quindi adesso siamo quasi arrivati in chiusura di questo incontro al quale io tenevo tanto, come tengo un po' tutti quanti, ma ecco, chiuderei quindi insomma con questa zanzara e poi con il dolce sapore del suono dell'armonica che io suonicchio, però stasera, oggi insomma, essendoci un vero cultore dell'armonica, io la mia non l'ho portata. È un appassionato, e io sono anche come musica, io alla fine sono uno che è un appassionato, studia, è appassionato dei luoghi, della cultura, della leggenda, però i bluesmen, parola spesso abusata, diciamo, sono un'altra cosa, hanno un background diverso. Però fatemi dire che anche Massimo, se no insomma non stava qui, anche Massimo è un altro dei musicisti che salta senza rete. Chi mi conosce sa cosa intendo dire. Eccoci. C'è una zanzara che s'aggira per la stanza con una voce fastidiosa e petulante. Io ho detto fuori dalle palle casa mia, senza guardarmi ma risposto vaffanculo. Pesa 8 chili e c'ha i brufoli sul naso, è come un tarlo che mi batte nella testa. Se ne sta lì spavalanzata sul divano, mentre mi strilla la voglia di questa finestra. Io ho detto bella, mo m'hai rotto, adesso basta, se non la pianti io ti spiacci così il muro. Ma con in bocca una sigaretta accesa m'ha detto senti azzoro, no non lo puoi fare, vai vai. Senti Massimo, per chiudere, sì, un desiderio con la speranza che ti si possa avverare dopo questo momento, insomma, abbastanza duro. Il desiderio oggi più intenso di tutti è che al più presto, ma anche da domani se si potesse, che tutti tornassimo alle nostre vite per come erano, perché noi ci siamo scelti una vita che non tutti, diciamo, possono comprendere a fondo, però noi sappiamo, e tu lo sai, che è una vita che, di cui non potremmo fare a meno. Esatto. E avercela sottratto, diciamo, causa forza maggiore,
anche solo per qualche mese e magari in prospettiva per qualche altro mese forse, per noi è stato un po' peggio. Sì. Che per gli altri. Anche se però io dico sempre che nel nostro periodo di fermo la musica a noi ci ha aiutato molto. Ci ha aiutato tantissimo, ci ha aiutato indubbiamente tantissimo, però credo di interpretare il pensiero tuo e di milioni di persone che suonano. Per noi che facciamo così tanti live, abbiamo esigenza, necessità del contatto fisico, visivo. Certo, di toccarci, di toccarci. Dobbiamo stare con questa sì, cosa qui. Sì. Massimo, grazie. Grazie a te, Sandro. Un grande musicista, grazie. Una bella persona e veramente orgoglioso di essere amico tuo. Tutto piacere mio. Grazie per avermi Ciao, invitato. Massimo. A prossimo. A presto. Ciao.